Buongiorno a tutti, qua Jacopo, oggi vi farò vedere queste due case. Una è un negozio con sopra la casa e l'altra è una casa normale. Ok, sarà un po' difficile perché con una mano tengo il telefono, l'altro, però possiamo provarci. Allora, faccio prima vedere da fuori, così. Questa è una, quella rossa, faccio vedere bene tutti i dettagli così. Bella. E poi anche l'altra. Da sopra, vabbè, non c'è tanto. Qua c'è la finestra, lì il caminetto anche dall'altra parte. Poi qui il marciapiede, vabbè, c'è un lampione, nient'altro. Poi di lato è solo il muro, c'è solo il muro. Già, giro. Dietro c'è. Ma perché continuo a girare? C'è un tizio che guarda qua dalla finestra. Poi vabbè, una porta. Un topo. Con il buco qua della tana. E una spazzola del negozio di animali e la scatola qua. Una cesta. Poi qua è la porta per andare sotto. Si apre, ovviamente. C'è tipo la cantina. Tutta intera così. Poi c'è, vabbè, c'è il cestino, da sopra c'è il balconcino, anche di qua c'è ovviamente il muro. Poi queste qua sono quelle che si attaccano qua in mezzo, c'hanno i robi neri, che sono questi cosi neri, in mezzo li attaccano, puoi metterle come vuoi. Ok, iniziamo, stacchiamo, iniziamo da questa qua degli animali. Questa la mettiamo qua dietro. Ok, piano piano. Questo stacchiamo. Questo è il tetto. Niente di speciale, da sotto è così. Magari avete qualche che se avete rotto. Beh, faccio vedere. Poi, questo è bello. Dentro, vedete? Qua c'è una lampada. Vedete? Verde. Si vede bene il letto, quello lì a quadri. Vabbè, quello sono io, GT, però. E questa è una parte del camino che faccio vedere qua al secondo piano. Vabbè, qua c'è la scala, si vede bene. Andiamo al secondo piano. Poi ci sono queste finestre qua. Cacchio. Sono difficili da togliere, soprattutto con una mano sola. Questo è il secondo piano. Vabbè, questa è la scala di prima. Questa qua. Quadro bene. Questo è bello. C'è la pentola qua. Con il forno. Il lavandino. La cosa qua del caffè. Inquadro bene, aspettate. Metto a fuoco. Vedete che bello. E poi qua c'è il camino. Con la fiamma, poi c'è come cavolo si chiama? Non so, questo pezzo qua che va anche sopra, fa il caminetto ovviamente. Vabbè, poi ci sono questa è una sedia e il tavolino, le scale, dove sono? Ah, non trovavo più le scale. La scala qua adesso è dietro, c'è la porta, vedete, si apre qua e va giù. Andiamo. Tolgo anche questo piano, se ci riesco. Oh, aia. Ok. Non so perché le scale continuano a cambiare. Boh, qua di legno. Ah, forse perché questo qua si può alzare. Non so perché. Si può alzare. Boh, non so. Non so a che scopo, però. E qua c'è il negozietto di animali. Qua c'è questo schermo qua che gira. C'è la mensola, vabbè. Lì ci sono due uccelli, pappagalli. E qua un gatto che cacciava il topo, che è esattamente qua dietro. Vedete? Divertente. E poi qua sotto la scala c'è il cane. Vedete? Che non si può aprire.
Ah, e poi c'è anche il pesce. Bello. Qua, da dietro, è così. Sarebbe qua, però ha messo poco sostegno, quindi c'è solo un pirulino che lo tiene attaccato. Vedete, è lì nell'angolo. E poi fuori. Vabbè, molto carina. Bella, bella anche la scritta pezzo. Vedete, il palo. Ah, poi qua c'è l'entrata per la scala. La chiudo. C'è cosa per la posta e la cosa bella qua sotto. Giro così si vede bene. E c'è la lampada. Vedete, questa qua. Metto a posto dopo. Adesso andiamo alla casa, normale. Qua c'è da fuori la grondaia, le finestre queste qua belle e la porta. Ok, andiamo. Quella è una finestra colorata, tipo chiesa. Vabbè, questi hanno appena trasloccato, quindi ci sono gli scatoloni. E qua c'è anche la finestra, dove vedete se si riesce a chiudere. No, non si riesce. Boh, non so perché. Ah, ce l'ho. Ah, sì, guardate. Si chiude così. Poi andiamo sotto. Qua c'è la cosa più bella, è la scala chiocciola. È bellissima. Andiamo sotto. Guardate che roba. È bellissima. La cosa più bella forse di queste cose. Qua c'è l'imbianchino, che infatti si capisce che sono appena traslocati. Qua. Vabbè, la finestra. E sotto, un po' complesso, guardate, anche qua la scala a chiocciola, sotto, guarda, qua c'è il telefono, sotto la scala a chiocciola c'è il bagno, io ci ho messo anche un vecchietto a fare i suoi bisogni, se si vede, tipo funeral party che si scagazza dappertutto. Vabbè, lì c'è il coso qua per la posta, carino anche questo. Non so perché, solo a metà, boh, da fuori. Chiudiamo. Il divano, vabbè, bello anche quello. E sotto c'è la cantina. Non ci avevo messo niente perché, vedete, è bella. Perché, non so perché, uno cioè, si può nascondere sotto, farci quello che vuole. Non si apre, vabbè. Adesso aspettate un attimo, ve le metto insieme più velocemente possibile. No, ho sbagliato. Una e no, ma che e metto così a cavo e questa no, al contrario, questa qua insieme. Ok, insieme manca questo pezzo, basta. Vi saluto con questa immagine, ciao.